celebrazione della natura passa soprattutto nel momento in cui la natura è in crisi, come in questo periodo che è gennaio, febbraio, la terra è sterile, non sta producendo nulla. Abbiamo seminato, sono caduti i semi nella terra a novembre e noi abbiamo onorato i morti, gli antenati, affinché custodiscano i nostri semi e propizino, insieme alla madre terra, la rinascita. Ma c'è il rischio che non rinascano, che non vengano a buon fine i raccolti. Quindi ci vuole il sole, ma ci vuole soprattutto la luce, il calore e la terra feconda. E la festa della Candelora, che poi nel cristianesimo è stata trasportata nella storia appunto della presentazione di Gesù, che la Madonna porta il bambino al tempio per presentarlo, no, al tempio, ai sacerdoti, con la candela, perché la madre doveva portare la candela, perché nella cultura ebraica, come ho detto, purtroppo c'è il maschilismo che imperava, e impera ancora in certi livelli, la donna era impura, cioè invece di essere pura, purissima, perché ha messo al mondo un figlio, noi, il nostro ciclo mestruale, i nostri figli ci rendono impure. Invece questo, nella preistoria, era tutto il contrario. Quindi la Candelora è la festa della prima luce. E questa candela che viene accesa durante la celebrazione della messa, della liturgia, è importante perché è come far rinnovare la prima scintilla. La candela si ritrova il giorno dopo, che è San Biagio. Ecco che torna San Biagio. E in questi 2 giorni ci sono delle pratiche di divinatorie, si traggono pronostici, sono i giorni dei pronostici per vedere che tempo fa. Si cominciano a trarre pronostici, quindi candelora, candelora dall'inverno semefor, se ci sta l'usolicel sema al colmo dell'inverno, se piovo tira vento semefor dall'inverno, già risponde San Deviace, qual inverno ancora trase. Quindi Candelora e San Biagio dialogano. Quindi Candelora, secondo il rito abruzzese, per esempio, io so che nel nord è il contrario. Mi hanno detto che se c'è il sole, finisce l'inverno. Se invece piove, continua la pioggia per 40 giorni. Invece no, nel sud, dall'Abruzzo in giù, è il contrario. Quindi se piove, il tempo sarà buono per 40 giorni. Se c'è il sole, invece avremmo ancora l'inverno, come San Biagio risponde alla Candelora. Dice: guarda, inutile che tu dici lo sole, perché fa il tè. Ma San Biagio, qua l'inverno è ancora entrato, quindi ci saranno 40 giorni di appunto di sole o di pioggia, che risponde poi a un altro momento di grande pronostico, che è il 4 aprile. Quattro brillande, che invece sarebbe quattro aprilande porte quarante, cioè 40 giorni. E ci metti Santa Bibbiana, 40 giorni e una settimana. Quindi vedete come si porta mese per mese, no? Durante l'inverno, perché è il momento dell'inverno più critico, perché deve rinascere la natura e quindi i primi raccolti, quando li avremo? Quando si cominciano a vedere? Dopo Pasqua, maggio. E quindi fino a maggio è dura arrivare, infatti si chiama la coste di maio, perché ci stanno le virtù, l'utute e maie, che in pratica la massaia che fa, va, come si dice in dialetto, varzelà, va a ritrovare tutti i legumi, tutte le paste avanzate, tutte le erbe che stanno in giro in campagna per continuare a cibare la sua famiglia in un momento di magra, anche perché i maiali sono stati ammazzati a gennaio. Però i prosciutti ancora sono pronti, quelle salsicce non puoi consumare tutto in 2 mesi. Queste sono cose che devi
distribuire durante l'anno. Quindi, la candelora sono delle candele fini e alte, le avete presente, no? Che il giorno di San Biagio, che è il santo protettore dallo strozzamento dai mali di gola, soprattutto per i bambini, il sacerdote fa la benedizione, unge con una piuma di gallina una volta o un pennello, fa dei segni di croce sulla gola e incrocia le candele sulla gola per benedire e prevenire i mali di gola, soprattutto ai bambini che sono quelli che sono più sensibili ai mali di stagione. Voi sapete che i santi vengono celebrati come patronato dal loro martirio. Quindi, siccome San Biagio era stato prima scorticato con un pettine da lama, quindi è protettore dei cardatori, e poi decollato, quindi viene a protezione della gola. In questo periodo ci sta questa rigenerazione, questa riproduzione, e vengono celebrate l'entità, la ritualità delle nostre protettrici sante del latte materno e per estensione delle mammelle. Questa è una immagine di Sant'Agata che è esposta nella chiesa dedicata a Sant'Agata di Castelvecchio Subequo, perché a Castelvecchio Subequo c'è un santuarietto campestre connotato anche da una fonte, perché il latte e le fonti, naturalmente, così come il fuoco è il tramite simbolico del sole, l'acqua è il tramite simbolico della linfa, della terra, della madre, e quindi il latte delle donne, delle madri. E Sant'Agata perché? Perché lei è stata martirizzata con l'asportazione delle mammelle, così come Santa Lucia, l'asportazione degli occhi, quindi diventano le protettrici delle mammelle. Sant'Agata, poi, che viene festeggiata il 5 di febbraio, fuori il santuario, vicino alla fonte, dove le donne vanno a andavano a bagnare le mammelle, soprattutto quelle che volevano una buona montata lattea, oppure chi non aveva una sufficiente montata lattea, e adesso ci si lavano, si riportano l'acqua, perché adesso Sant'Agata protegge anche dai tumori delle mammelle. Quindi ci vanno anche le persone più anziane per proteggersi dalle patologie pericolose. E che cosa vendono fuori Sant'Agata? Vendono, cioè offrono per con offerta, offrono delle pagnotte che riproducono, sono due seni, due mammelle, con inciso la spirale del ciclo della vita, accoppiate, che le donne comprano e riportano a casa, lasciano un'offerta e riportano a casa. E se ne cibano, sempre per propiziare la fertilità, ma soprattutto l'abbondanza del latte, e anche le donne incinte ci vanno, per propiziare un buon parto e una buona montata lattea. Una festa analoga si tiene in un altro territorio, nel territorio teramano, a Corropoli. Fuori Corropoli c'è un santuario piccinissimo dedicato a Santa Scolastica, che è in realtà la sorella di San Benedetto, è una monaca. Mentre Sant'Agata avete visto una ragazza in carne, bella, una bella donna, Santa Scolastica è una monaca, portano in giro sta monaca. Allora uno dice, ma sta monaca non ha fatti figli, come fa a essere la santa dedicata al parto, non è, al parto e alla lattazione? Non è stata nemmeno martirizzata, la sorella di San Benedetto che fondò le Benedettine, appunto, le suore, le monache dei Benedettini, perché il suo nome ricorda il colostro. In dialetto sta santa è chiamata Santa Sculastra. Quindi, nella civiltà contadina di questo territorio, Santa Sculastra è quella, siccome prima del latte c'è il colostro, Santa Sculastra dalle predicazioni, quindi questa protegge il colostro. E sotto questo santuarietto, che è una cappellina,
c'è una fonte libera dove la gente va a prendere l'acqua. Cosa è successo? Con il traforo del Gran Sasso, 30 anni fa, hanno prosciugato tante fonti, tra le quali questa di Santa Sculastra. Ma la tradizione continua perché il comitato festa continua a mettere delle damigiane o delle conche con l'acqua che non si sa dove la vanno a pigliare, e la gente va lì ad attingere l'acqua di Santa Sculastra perché il prete comunque le benedice. E c'è tutto, come sempre, intorno al santuarietto, le bancarelle che vendono anche lì dei, più che panini, quelli sono dolcetti. Sono di forma rotonda come delle focaccine che hanno sopra, con la glassa dell'uovo, lo zucchero, sempre inciso con le X o le spirali, e si chiamano funghetti. Sono come una serie di mammelle messe, capito, col zucchero, sopra a questa tortina, a questa focaccina. E le donne incinte, molte donne incinte vanno a Santa Sculastra, e prendono per mangiare, per propiziare un buon parto e una buona lattazione. Quindi Sant'Agata il 5, Santa Sculastra il 10. In un paese abruzzese fanno una cosa molto bella. Siccome San Biagio, oltre a portare questa benedizione, come tutti i santi, come anche Sant'Antonio, i santi taumaturghi, hanno anche dei cibi collegati, il pane che è il cibo più semplice. Sant'Antonio aveva i panini, il pane, il panino di Sant'Antonio che è come una rosetta. San Biagio ha i taralli, come dicevo prima. I taralli che sono degli anelli di pane circolari che sono profumati con l'anice. Fateci caso, tutti i cibi sacri delle feste e dei santi, anche se andate in Grecia non c'è l'Eucaristia come conosciamo noi, ma viene distribuito il pane che Gesù avrebbe, come si dice, spezzato per i suoi discepoli, alle persone che lo vogliono prendere, ed è un pane con l'anice. Quindi è il pane profumato, il pane degli dèi, al profumo. Quindi sono dei taralli, così chiamano, o dolci o salati, ma devono avere l'anice. E la devozione vuole che in tutto l'Abruzzo, anche i supermercati, il 2 e il 3 di febbraio si trovano i taralli di San Biagio, che si comprano per devozione e si riportano a casa. A Taranta Piligna, che è un paesino sotto la Maiella, è un paese famoso anche per le coperte tarante, quindi un paese famoso per la tessitura, per i tessitori e per le antiche gualtiere. Le gualtiere erano appunto questi grandi mulini con martelli che follavano la lana, e si tingeva anche, quindi era un paese di lanaioli, e avevano come protettore San Biagio per l'altro martirio, quello che l'avevano scorticato col pettine della lana. Quindi nella cittadina di Taranta Peligna le donne del paese da due giorni prima fanno dei panini a forma di mano così benedicente del santo e imprimono con un marchio la figura del santo e si chiamano panicelle. Eccole là, vedete? Sono le quattro dita benedicenti del santo, vedete? Con la sua figura e la figura del paese nello sfondo. Vedete, queste colorate si vede di meno, però si capisce. E questo pane viene benedetto e distribuito a tutti i fedeli il giorno della messa. Allora, che cosa accade in questo periodo? In questo periodo, quindi, bisogna rinnovarsi, rigenerarsi e a livello preventivo assumere dei cibi sacri. Ma in questo periodo c'è anche qualcos'altro, che era iniziato con Sant'Antonio Abate. Sant'Antonio Abate si porta dietro una serie di personaggi delle sue sacre rappresentazioni, che sono angeli, diavoli, eremiti che lo seguono.
e si porta questi personaggi che fanno parte delle sue sacre rappresentazioni delle tentazioni di Sant'Antonio, che sono mascherati. Quindi, che cosa inizia con Sant'Antonio Abate, che noi non lo sappiamo più, lo sapevano i nostri nonni e noi che lo studiamo. Sant'Antonio Abate apre ufficialmente le feste del Carnevale, i 40 giorni del Carnevale, che finiscono il martedì grasso. Quindi c'è giovedì grasso, domenica grasso e martedì grasso. Perché grasso? Perché poi comincia con la Quaresima, mercoledì delle ceneri, il magro, per un'altra 40 giorni. Perché in tutte le ritualità del mondo, prima c'è l'orgia, c'è l'abbondanza e lo spreco, ecco il carnevale, poi per propiziare cosa? Il raccolto, l'abbondanza. Poi c'è l'astinenza. Quindi prima io abuso, poi mi astengo per arrivare purificato al momento della rinascita della natura, che guarda caso viene celebrata con il sacrificio di Cristo e la risurrezione. Oltre San Biagio, in questo periodo, quindi, ci sta questa rigenerazione, questa riproduzione e vengono celebrate le entità. La domenica. Il 16 è martedì grasso. Quindi, siccome il 14 coincide pure San Valentino, il 13 e il 14 e il 16 sono i 3 giorni di carnevale. Che cosa succede a livello di tradizione abruzzese? Che non sapevamo, non sappiamo, non lo sapevo nemmeno io finché nel 1993 non mi metto a studiare le figure dei Pulcinella in Abruzzo e mi sono imbattuta in delle figure meravigliose, non dei Pulcinella che eravamo, che siamo abituati a vedere, che sono i Pulcinella napoletani, quelli bianchi con la maschera nera, ma delle figure ieratiche, sacerdotali, meravigliose, che avevano del Pulcinella l'abito bianco, con dei nastri che lo, come si dice, colorati, che lo intersecavano, ma soprattutto campanacci e un cappello meraviglioso, tipo quello delle fate, che, vedete le fotografie, che vanno in alto e ornano il personaggio, che è il capogruppo di tutta la sfilata delle maschere che invadono o il sabato grasso, o la domenica grassa, o tutte e due, o il martedì grasso, o tutte e tre, andando per contrade e per quartieri del paese. Perché le maschere sono maschere, possono essere mascherati da qualsiasi cosa, ma il Pulcinella, detto con la G, Pulcinella, è quello che coordina la sfilata, decide quando si devono fermare per accettare il rinfresco, per fare le scenette, perché fanno scenette comiche. Siamo nell'Alto Vastese, cioè il territorio a ridosso del Molise che sta dentro a Vasto. E sembrano più degli Zan, degli Arlecchini, degli Zanni, che sono appunto le figure della commedia dell'arte più antiche che vengono dal nord come mascherata, gli Zanni. Ma li abbiamo ritrovati, pensate così, li abbiamo ritrovati nei Pirenei, li abbiamo ritrovati in Romania, perché queste maschere fanno parte di una ricerca che abbiamo fatto con i fondi europei, si chiama Carnival King of Europe, con il Museo della Gente Trentina e io ho partecipato per la parte abruzzese. Ma oltre l'Alto Vastese, dopo ci sono altri Pulcinella a confine con le Marche. Quindi vedete, agli antipodi dell'Abruzzo, noi abbiamo conservato queste maschere e un'altra
un'altra appendice di queste mascherate, che si chiama invece Zannone, sta nella zona reatina, nel paese di Pescorocchiano. Si sono conservate in questi luoghi molto circoscritti, dove le persone sono rimaste molto gelose della loro identità. E Carnevale riproduce antiche ritualità veramente neolitiche. E poi abbiamo gli Zan di appunto Acquasanta Terme, che il paese si chiama Pozza e Umito, sono due frazionette di Acquasanta Terme, dove questi Zan in cerchio vanno circoscrivendo la morte e la malattia dentro un cerchio magico e suonando il circolo della vita davanti alle case delle persone alle quali vogliono augurare la fertilità e la salute. Questi, gli ultimi che state vedendo, che sono di schiavi d'Abruzzo, questi che hanno i cappelli con i fiori, questi si chiamano i Mazzarun, perché portano la mazzocca, cioè il capo, il pulcinella, il primo, porta una mazza per ordinare quando il resto dei figuranti si ferma per danzare la loro danza tipica, che danzano solo lì. È una specie di saltarella con la quale si danno le botte o con le spalle o con le anche, e infatti si chiama la spallata. E ogni contrada riceve la visita di questi Mazzarun. Stanno a girare tutta la giornata. Castiglione e Messer Marino avete visto i primi. Poi ci stanno i Pulcinella, che ormai non esistono più, di Guardia Grele, dove il Pulcinella rivestiva la figura del presentatore, di colui che faceva il prologo della scenetta, della rappresentazione che si veniva a vedere, che spesso era una rappresentazione come la zezza napoletana, cioè il padre che vuol fare sposare alla ragazza bella, giovane, che è innamorata di un giovanotto, spesso un militare, un cacciatore, gli fa sposare quello ricco, vecchio e brutto. La madre, d'accordo con la figlia, invece fa in modo che la figlia vada con quello che gli piaceva. Quindi tutta una serie di colpi di scena, poi alla fine, giustamente, è carnevale, la ragazza è scincinta, darà luce il vino, nasce il bambino, e quindi Pulcinella fa il presentatore prologo di questa scena. Ed è una cosa che stava, quando io ho iniziato la mia ricerca nel 93, era ancora rimasta nei paesi pedemontani tra la Maiella e la costa. Questi sono finiti, queste scenette non ci sono più. Purtroppo, come in tutta Italia, impazzano le brutte copie dei carri di Viareggio riprodotti male, dove la gente non partecipa, ma diventano spettatori. Invece, in questi carnevali che vi sto dicendo io, le persone partecipano. Offida è un altro carnevale ancora, particolarissimo, Lievelourde. Siamo nelle Marche, però io ve ne parlo lo stesso perché Offida è un carnevale fantastico. Pensate che a Offida c'è il Venerdì Grasso, che si sono inventati un antico rituale che si faceva per le feste, che era far girare un toro, come fanno ancora in Portogallo e in Spagna, libero. E la prova di abilità è in pratica sfottere questo toro e farsi rincorrere, poi essere bravi a saltare la palizzata e non morire schiacciati. Allora, che hanno fatto questi a Offida? Io chiamo i rituali di Carnevale, perché è una festa profana che la Chiesa ha osteggiato in tutti i modi, perché non è un santo, è la festa della celebrazione della natura. Allora, che fa sto bove? Devi stare attenta. Chi vuole essere preso dal bove si deve mettere una tunica bianca come i fantasmi. E il bove non è un bove vero, ma sono delle persone che sotto un bove finto incornano veramente e rincorrono le persone. Ma quello che a me incanta è quello che succede il Martedì Grasso, Lievelourde. Ecco, solo a parlarne ho i brividi. Allora, sono delle fiaccole, tipo le nostre farchie, che
le farchie nostre sono gigantesche. Queste sono delle fiaccole, le nostre sono alte 10 metri, queste però non scherzano, sono alte 2-3 metri, E le porta una, ognuno, ogni persona ne porta una, è un velours. E viene incendiato, se lo portano sulla spalla, ok? Ma sono tantissime le persone. Non sono mascherati, qualcuno porta la maschera, perché il costume rituale dei portatori di velours è un abito bianco, anche questo, con un cappellino. È come se fossero le anime degli antenati, che ritornano per rifecondare la terra. Ma dopo che voi vi vedete tutta sta sfilata, alla fine, ci sono i portatori dell'Uvelurd serpente. Perché? Perché Offida ha la leggenda del paese fondato. Guardate quanto sono antiche. Il serpente, il serpente Ofione, simbolo della grande madre. Infatti, c'è la leggenda del serpente aureo. Il teatro di Offida è chiamato Teatro del Serpente Aureo. La adorano il serpente, che è il simbolo della grande madre del ciclo della vita iniziale. Quindi chiude questa processione delle Velourde, questo serpente aureo incendiato che viene portato da un centinaio di persone, perché ste frasche, chiaramente, fa il serpente, non devono essere dritte come le canne, ma vengono piegate, quindi viene usato un'anima mobile, fatto con le paglie, le frasche delle cannucce più flessibili. E fa il giro dell'ultima piazza ed è incendiato. Tutti i velours con il serpente arrivano poi alla piazza davanti al teatro e al municipio del Serpente Aureo e incendiano tutto in un fuoco gigantesco che quando io me ne andavo dal paese sembrava che mi giravo, sembrava che il paese avesse preso fuoco, perché immaginatevi le fiamme. Ed è bellissimo. Ascoli Piceno, sapete che fanno? Gli ascolani, ma l'ascolano medio è non l'ascolano che magari è particolarmente dotato di creatività. No, 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 tu non ti aspetti che il vecchio di 80 anni, il signore di 50 anni, la signora si vestono, ma si vestono buffi con delle cose riciclate a volo. Era l'anno che era partita Facebook. Si parlava di Facebook. Parcheggio la macchina, mi vengono incontro due scatoloni a forma di computer con scritto Facebook, tagga qua, tagga là, con i piedi, e dentro lo schermo c'era un ragazzo e un altro ragazzo, erano due ragazzi, che poi parlano ascolano, cioè non è che ti parlano italiano. Signore, tagga a me, non da cacche stato, questo è più brutto di te, questo, signore, fai, 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 da morire, si erano vestiti da computer. Era, capito? Un altro? Un altro? Si era vestito da, oddio, da morire. Si era vestito da merlo, con il becco, le ali, e ti diceva: signò, tirami la coda che mi metto a fischiare. Tu tiravi la coda e quello fischiava. Cioè, capito? Un altro invece toglieva il malocchio. Allora veniva là con la scopetta, toglieva il malocchio e poi pigliava l'acqua e l'olio e ti aspergeva. E veramente, cioè, la partecipi. Allora c'erano tre ragazzi che imitavano i tre cantanti che si chiamano Il Volo, che come cantavano il ritornello, degli altri amici da dietro li sollevavano con un argano, quindi volavano per tutta la piazza. E poi, non ultima, un'altra scena, erano dei ragazzi che si erano travestiti da bottiglie di vino. Ma come? Interpretandole. Quindi, greco di tufo sembrava Socrate. Primitivo si era messo l'anello al naso con tutte le cose. La passerina si era travestito da femmina con la codina. E voglio dire, e Negromaro si era travestito da africano con belli capelli ricci e la pelle leopardata. E la cosa bella, lo sapete qual è? Sapete che, ma a parte questi travestimenti che vi sto descrivendo, ma loro rappresentano tutti gli anziani, eh? Gli anziani sono bravissimi.
si mettono in un cantuccio con un cartello che descrive un proverbio e loro recitano il proverbio. Per esempio, l'ubu dice cornuto all'asino. Allora uno c'aveva le corna del bue e l'altro c'aveva le orecchie dell'asino. Si scambiavano continuamente il cappello. Perché il bue diceva cornuto all'asino, l'asino diceva cornuto al bue, il bue diceva cornuto. E ci stava scritto l'ubu dice cornuto all'asino. Fantastico, fantastico. Ed è una maniera di trasmettere i proverbi, di trasmettere le tradizioni, recitando le cose più disparate.